Buonasera e benvenuti a Rock City Nights, un saluto da Donato Zoppo. Venerdì 19 febbraio 2010, chiudiamo questa sera in piena egemonia sanremese la nostra settimana di Rock City Nights, ma nonostante l'egemonia sanremese siamo qui con i nostri amici in FM, in audio e video streaming e con il nostro direttore. Buonasera. Buonasera Donato e a tutti i fan di Sanremo, buonasera e ben sintonizzati. E buon Sanremo anche buon a lei. Buon Sanremo a te, sì, infatti. Allora, no, la cosa interessante di questi giorni e anche delle ultime ore e che nonostante la presenza di Sanremo, che ovviamente monopolizza tutto, assenti e presenti, tanti ci hanno scritto e ci fanno i complimenti per Radio City Planet, per Rock City Nights, in generale per Radio Città, perché è una forma di resistenza poi ad una egemonia culturale e musicale. Stasera abbiamo un sacco di gente che ci sta già seguendo. Infatti è strano, evidentemente offriamo, è vero, offriamo sì. Una buona alternativa al predominio sanremese. Tra l'altro stasera abbiamo anche un grande ospite, ma lo presenterò tra poco. Prima vi devo dare, anzi, prima presentiamo la nostra Dark Side of Rock City Nights, la nostra Francesca Grispello. Buonasera. Buonasera a tutti coloro che stanno ascoltando l'alternativa a Sanremo e non solo. Buonasera a te Donato e a Mario. Buonasera, ma io so che tu poco fa, prima di entrare in radio, hai buttato qualche lacrimuccia perché dicevi voglio andare a sentire il Principino con Pupo, giusto? Ha cantato ieri. Tu menti e lo sai benissimo. Mento sapendo di mentire. Mentina. Però io tifo anche per Nino D'Angelo e Maria Nazionale. Beh, un po' anch'io tifo per loro. Sinceramente, sì. Sentite anche le altre canzoni. Ieri ho avuto il mio battesimo a Sanremo 2010. Bravo. Quella di Nino D'Angelo mi sembrava la più onesta, sì. Intellettualmente anche un po' più superiore rispetto alle altre due. Ascolteremo, non so, ascolteremo. Miei gusti personali. Ma i gusti del direttore sono gusti direttoriali. Cioè, dato Toto Cutugno con Belen era una cosa, cioè cantava meglio Belen, ci tengo a dirlo, cioè per il bel vedere che fosse, insomma, mamma mia. Ed è tutto dire. Benissimo, vi ricordiamo subito i nostri contatti per gli sms 329-2171-661, per chiamare in redazione 0824-313673, per scriverci andate su radiocitta.com, nell'area community c'è il pannello, per l'audio e il video streaming radiocitta.com e radiocitta.net. se state vedendo in streaming la nuca che vedete è quella di Nazareno Orlando, che è il nostro ospite. Ciao Nazareno, buonasera, buonasera a tutti, buonasera, grazie, buonasera. Grazie mille, per fortuna che non è venerdì 17, ma comunque dai, è 19, ce la metteremo tutto per passare una bellissima serata. Nazareno, grazie mille per essere qui con noi. Nazareno è una personalità molto nota, Benevento, nel Sannio e dintorni, è notissimo come operatore culturale e ha da poco pubblicato questo libro che vi facciamo vedere in webcam, Il vento nel sacco, racconti, poesie, musica, perché Nazareno è anche un appassionato cultore di musica. Rapidamente, come nasce questo progetto? Ma hai detto bene, non è solo un libro, è un progetto. Nasce su due, diciamo così, due caratteristiche particolari: quello del lavoro di equipe, ovvero del lavoro fatto in gruppo, e quello soprattutto da tutto da riscoprire della amicizia. Attraverso l'amicizia si riescono anche a ottenere prodotti di questo tipo che in condizioni normali costerebbero veramente l'ira di Dio. Certo. Invece con una filiera di contatti, attraverso un metodo che poi se vuoi ti spiegherò, siamo riusciti a ottenere una bella cosa che non è solo mia ma è di tutti quelli che hanno partecipato a questo esperimento, tant'è che già stiamo ragionando sulla possibilità di ripeterlo sotto un altro aspetto. Molto bene, ti chiederò subito dopo di questo metodo compositivo che avete utilizzato nella realizzazione del progetto. Siccome ci sono molti amici che ci stanno seguendo in audio e video streaming, tu hai un blog visitatissimo, lo diamo subito in modo tale che chi ci ascolta online possa già visitarlo, che è www.orlandonazareno.splinder.com, e in prima pagina c'è la pubblicità di questa trasmissione. Ah, che bello, grazie mille Nazareno. Grazie. Orlando, i nostri venerdì sono quelli dedicati al grande rock del passato. Questa sera cominciamo con una leggendaria band americana, Grand Funk Railroad, questa è Walk Like a Man. We'll be right back.
Like Man, loro sono i Grand Funk Railroad, We're an American Band, il loro disco del 1973 prodotto dal grande Todd Rundgren. Grand Funk, che tra l'altro è con questa ideale seconda fase della loro carriera, ammorbidiscono un pochino le loro sonorità, restando però sempre aggressivi e robusti, la band di Mark Farner. Ogni settimana dall'inizio del 2010 abbiamo deciso di dedicare un piccolo spazio di approfondimento ai 40 anni che ci separano dal 1970, anno importantissimo per la storia del rock. Abbiamo parlato di Let It Be dei Beatles, del terzo album delle Zeppelin, del disco d'esordio dei Black Sabbath, della buona novella di De André. Questa sera con un espertone, caro direttore, parleremo di Time and the World 1970, il secondo album degli Yes. Ce ne parla direttamente da Movimenti Prog Daniele Cutale. Ciao Daniele, buonasera. Ciao Donato, buonasera a tutti gli ascoltatori, buonasera all'esimio direttore Mario. Buonasera, grazie. Grazie Super Dan. Allora, Daniele Cutali da Movimenti Prog ci racconta, a 40 anni di distanza da quel secondo album degli Yes, come nacque Time and the World e quali sono le sue caratteristiche. Sì, Time and the World, appunto, come hai detto tu, è il secondo album degli Yes. Il 1970 è un anno importantissimo per il rock, l'isola di Wight, il grande festival dell'isola di Wight. Lo scioglimento dei Beatles con il loro ultimo album Let It Be, come hai ben accennato tu. Questo scioglimento dei Beatles è stato molto importante per tutto l'underground londinese, inglese, e appunto gli Yes facevano parte di questo, diciamo, underground, anche se l'anno prima avevano già pubblicato il loro primo album. Però comunque diciamo che lo scioglimento dei Beatles è stato un trampolino di lancio molto importante per tutti questi gruppi, che poi si riveleranno importantissimi negli anni a venire, negli anni subito dopo. Time and the World è il primo album forse a vedere la partecipazione di un'orchestra intera a supporto della musica degli Yes. Vede ancora delle cover, è presente per esempio la cover No Opportunity Necessary, No Experience Needed di Richie Evans, la cover Every Days di Stephen Stills, del leggendario quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e poi altri pezzi che provengono ancora dal passato di John Anderson quando cantava nei The Warriors, il suo primo gruppo, come Sweet Dreams, famosissima, e la stessa Time and the World, la title track. Certo. E nasce così questo disco che vuole essere una sorta di, diciamo, di rottura con il primo disco, di una ricerca di un proprio sound a metà riuscito, dico a metà perché comunque il sound è ancora molto legato al jazz rock, alla psichedelia di fine anni 60, e poi gli Yes effettivamente riveleranno il proprio sound che diventerà puro progressive con il terzo album. Senti, ma qual era secondo te il segreto di questi primi Yes? Perché poi nel corso degli anni un disco come il primo, come anche Time and the World, sono stati pian piano riscoperti, anche se poi la vera e propria esplosione ci sarà nel 71 con The Yes Album. Ma il segreto degli Yes penso che siano...
Innanzitutto la voce di John Anderson, come sempre, che è riconoscibilissima, sì, in mezzo a milioni di voci, sicuramente. E poi la presenza del chitarrista Peter Banks, che caratterizzava il sound di questi primi dischi, di questo primo e secondo disco. In effetti poi Peter Banks, proprio per i motivi, per motivi tecnici, che lui non si è trovato bene con l'orchestra, diceva che appunto queste sono voci di corridoio come al solito degli ambienti, sì, no? Lui diceva di non trovarsi bene con l'orchestra, che il suo strumento non era valorizzato al meglio, allora poi ha lasciato la band formando i suoi Flash, e quindi il segreto di questo sound ancora, diciamo, un po' grezzo, un po' in nuce di quello che sarà poi quello degli Yes a venire, è, secondo me, è proprio dovuto al sound di Peter Banks e tantissimo anche al sound di Tony Kaye, che c'è ancora nel terzo album, Yes, sì, Album. Però in questi primi due dischi il suo Hammond è ben presente insieme al basso pulsante di Chris Squire. La cosa interessante è anche che questo è l'ultimo album proprio con questa formazione qui. Peter Banks, come hai detto, andrà con i Flash, e mi fa piacere anche sentirti menzionare Tony Kaye, che è stato il primo tastierista degli Yes, magari, ecco, successivamente offuscato dal grande talento di Rick Wakeman prima, di Patrick Morris dopo, però è stato importante proprio per la nascita e per la costruzione del mito Yes. Ma certo, Tony Kaye è stato importantissimo, infatti sia nel primo omonimo album che in Time and the World e anche in The Yes Album, in modo leggermente differente, però il suo Hammond è molto molto presente e caratterizza proprio il sound di questi primi due dischi. Poi non è vero che poi, sì, è stato offuscato leggermente dalla stella di Rick Wakeman, sì, e di Patrick Morris dopo, però Tony Kaye lo ritroveremo comunque nell'83 con 90.125, quindi poi a livello mondiale di superstar, quindi Tony Kaye ritorna sempre poi negli Yes. Daniele, prima di salutarci, una domanda: il brano che noi vogliamo ascoltare di The Time and the World è Astral Traveler. Si tratta di temi fantascientifici. Io so che tu sei tanto un fan di John Anderson, che era poi autore di queste liriche tra la fantascienza e il mistico spirituale, ma sei anche un cultore della fantascienza. Secondo te gli Yes sono stati importanti nel, come dire, sdoganare presso l'audience del rock questi temi? Sicuramente sì. Sicuramente sì, Astral Traveler, appunto, come dicevi tu, in inglese significa viaggiatore astrale. John Anderson è sempre stato un po' un guru, un po' mistico, con tematiche esoteriche, molto legato alla fantascienza, sì. E sicuramente loro, con le loro copertine legate, in Time and the World non ancora, però in futuro poi saranno legati alla figura di Roger Dean, le loro copertine con queste isole volanti, poi riprese nel recente Avatar, che molti hanno visto citazioni, sì, me compreso, citazioni di disegni di Roger Dean. Comunque gli Yes sono legatissimi alle tematiche di fantascienza. Negli Yes Album ci sarà un brano bellissimo intitolato Starship Trooper, quindi un richiamo al romanzo di Robert Heinlein, Starship Trooper, fanteria dello spazio. La fantascienza è sempre stata molto importante per gli Yes e sicuramente ha contribuito tantissimo a sdoganare la fantascienza vera e propria letteraria, a legarla con la musica rock, col progressive, presso gli appassionati di rock di quel periodo e ancora adesso anche. Grazie mille a Daniele Cutali. Time and the World 1970 con Astral Traveler, loro sono gli Yes.
Astral Traveler, il viaggiatore astrale, loro sono gli Yes del 1970, Time and the World fu il loro secondo album. Ringraziamo ancora Daniele Cutali che ci ha sinteticamente ma con grande efficacia raccontato il valore storico di questo disco. Direttore, abbiamo un po' di saluti perché c'è il Facebook invaso, sì, innanzitutto sì, il nostro presidente rock and roll Angelo Torre, il quale dopo, prima di aver detto impagabile la sensazione di sentire un gran pezzo degli Yes, ci fa i complimenti e dice che altro che Sanremo, grazie a noi è sempre Celebration. Quindi ormai stasera c'è una frangia anti Sanremo. È un mito in tutti i sensi, anche che è stato l'unico, penso, nella storia. Lui è ad Alessandria, vive, sì, eh? Sì. E quando il Benevento giocò al Mocca Gatta contro l'Alessandria, lui fece l'inviato di Radio Città per il nostro sì. programma della domenica, tifando Benevento ad Alessandria. È vero, è una cosa... pare, si dice che per l'occasione abbia anche inventato al volo l'accento beneventano. Certo, l'ha improvvisato. Ha detto Benevento. Benevento, solo per noi. E ci abbiamo anche il nostro mitico Tex, il quale dichiara birretta, divano, PC e Rock City Nights con i vecchi classici per una serata tranquilla, alright. Grazie, beh, meglio di così, al Tex. Nostro Vincenzo Dente, il quale credo sia reduce da sedute d'esame, beh, è il nostro sì. ospite che l'abbiamo ospitato mercoledì sera per il suo libro su De André. Lui è un... bellissimo, l'ho letto in due sere, ragazzi, straordinario. Bravo, devo fare i complimenti a Vincenzo. È vero, scende con molto piacere. Torniamo al nostro ospite in studio, Nazareno Orlando, autore del Vento nel Sacco. Prima ci hai detto che cos'è questo progetto, parliamo adesso del metodo, come è nato, perché hai messo insieme un po' di talenti, personalità, anche amici. E posso dire prima un'altra cosa? Quello che vuoi. 1970, purtroppo o per fortuna, io lavoravo in una radio e sì. c'era una trasmissione che si chiamava Stairway to Heaven. Uè. E ci occupavamo di questa musica. Questa trasmissione fa bene alla salute, fa ringiovanire, quindi stasera ci sentiamo tutti un po' meglio. Nonostante non avesse bisogno di ringiovanire, però mi fa piacere che... Per quanto mi riguarda, io ne ho bisogno. Ma dai, ho i dubbi, Va bene, torniamo al metodo. Sì, sì. Semplicissimo se vuoi, quasi alla catalano. In effetti sì. che cosa ho fatto? Ho avuto il coraggio di conservare un po' di cose scritte negli anni giovanili, proprio quegli anni di cui stiamo parlando, sì. molto particolari sia da un punto di vista sociale, politico, musicale, ma comunque forse più effervescenti, almeno questo è un mio giudizio particolare rispetto a quelli che viviamo tuttora. E poi a un certo punto ho incontrato una editrice un po' folle, un po' convinta che la cosa si potesse fare, le ho detto quello che volevo fare, cioè prendere questi scritti e distribuirli ad una serie di amici che li potevano reinterpretare come credevano, nella massima libertà. Per cui l'ho dato a un paio di persone per quanto riguardava la parte grafica e la strutturazione del libro stesso, a una decina di musicisti italiani e non per quanto riguardava le musiche, e ho detto fatene quello che volete. Alla fine è diventato un po' più complesso di quello che ci aspettavamo, perché ovviamente l'artista che ha dato la sua disponibilità è Mimmo Palladino, il quale sì. poi per la verità, avendo letto i testi, avendo ascoltato la musica, ha chiesto di aggiungere qualche altro segno all'interno, e questo ci ha gratificato molto. In più i musicisti sono aumentati, è aumentato quindi la necessità di tempo a disposizione, sì. perché per registrare tu conosci bene i meccanismi e anche le lungaggini, la SIA e tutto, insomma ci è voluto un bel po' di tempo, un anno e mezzo, per realizzare questa operazione, che nasce proprio così, così come vorrebbe nascere la prossima, cioè distribuendo materiale e facendolo condividere lungo un percorso, se vuoi culturale, se vuoi tranquillo, come dovrebbe essere tranquilla la collana che lo ha edito, che si chiama Pensiero Lento. Che poi tra l'altro vuol dire un progetto, un cantiere sempre aperto, no? Sì, infatti non so se l'hai detto perché hai letto già qualcosa, ma no, noi stiamo lavorando sul cantiere 2010, ecco, si vedi? Chiama proprio. Cioè stiamo cercando di mettere su una serie di persone che con volontariato della sofferenza, lo chiamo io, ma diciamo per l'amore che hanno per l'arte, sì. cercano di produrre un po' di cose che non siano solo nel settore letterario, ma che siano anche in quello della performance teatrale, della musica. Una forma quant'altro. Molto rinascimentale, anche se vogliamo. Sì, no? è vero, perché la cosa bella è che Nazareno fa da regista, no? Mette insieme il grande vecchio. Il grande vecchio.
Allora, vabbè, facciamo dai, un altro salto nel passato. Quest'anno ogni venerdì stiamo andando a riprendere anche piccoli grandi classici. Io adoro saltare, sì, con lei nel passato. Bravo, posso dirlo, perché questi sono gli unici salti all'indietro che non ci si fa male. fanno bene alla salute, come diceva Nazareno. Recuperiamo anche qualcosa di metallico dai primi anni '80. Loro sono i Warlord, sono una delle formazioni storiche dell'epic metal americano. Hanno avuto poi una sorta di seconda gloria negli anni 90, pur essendo poi non più presenti, perché il loro batterista Mark Zonder entrò nei Fates Warning, sono stati uno dei gruppi più importanti del cosiddetto progressive metal. Nell'84 pubblicano quest'album che si chiama And the Cannons of Destruction Have Begun. C'è un grande classico che poi è stata rifatta anche dagli Hammerfall, quindi tutti i metallari in ascolto stanno drizzando le orecchie perché la conoscono. Questo è Child of the Damned. Child of the Damned, Warlord. Prima l'ho pronunciato male, ho detto Child, in effetti il plurale Child. Invece Child. Approfitto per ringraziare il mitico Max Fuschetto che ci saluta. Un grandissimo. Saluta anche Nazareno, lo salutiamo, uno dei grandi talenti. Bravo, della Max. Nuova musica italiana. E posso dire, prego, ufficialmente che Max fa parte del cantiere 2010. Ah, che bello. E dire che mi ha dato la sua disponibilità. Oh, e quindi ci fa piacere. Siamo contentissimi. Prima di andare in pubblicità presentiamo un altro brano. Loro vengono dalla Germania, si chiamano Da Capo, hanno pubblicato purtroppo un solo album, sì, nel 72, che si chiama proprio Da Capo. Si dice che loro abbiano scelto questo nome non per omaggiare i Love, che dopo Forever Changes nel 68 pubblicarono Da Capo, ma perché gli piaceva il significato in italiano della di parola Da Capo, cioè, esatto, da Capo, da Capo, sì. E quindi hanno scelto Da Capo, quartetto tedesco molto molto ma vicino. Comunque si porta questa cosa di prendere nomi italiani soprattutto dei gruppi stranieri, sì, basta, sì, andare in Giappone,
no? Pizzicato 5. In Giappone, mamma mia, anche nel campo del progressive c'era un gruppo che fece questo disco, Sinfonia della Luna. Sì, loro sono molto, molto innamorati. Diciamo che l'abbiamo inventato noi la musica, almeno la catalogazione. Sì, sì, la scrittura pizzicato, musicale. Pizzicato, andaggio. Andante, allegro, andando, qua, ci mancherebbe. E questi da capo tedeschi sono molto vicini alla psichedelia, alla West Coast, quindi due chitarre, scorribande lunghissime, la Quicksilver Messenger Service. Noi ce li sentiamo, il pezzo si chiama Future. Radio Città. Spot.
Ufficio stampa Simpress 44. Insieme per comunicare. Promozione di eventi, festival, nuove produzioni, progetti culturali e consulenze. Simpress44.com, un nuovo modo di comunicare insieme. Scusate, non andate in vacanza? Magari, ma come si fa con i soldi? Lo sapete che se avete un piccolo reddito avete diritto ai buoni vacanze? Buoni vacanze? Certo, un contributo offerto dallo Stato per andare in vacanza dovunque in Italia nei periodi meno affollati. Partiti! Anche voi informatevi sul sito governo.it o buonivacanze.it o al numero verde 871 39 17. Anche chi ha un piccolo reddito merita una grande vacanza. Ministro del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. Sei un artigiano, un commerciante, un imprenditore? Allora ti chiediamo 30 secondi del tuo prezioso tempo. In un periodo difficile come questo, i consumatori sono disorientati ed allora è necessario far giungere loro messaggi chiari per sostenerli nelle scelte. La radio locale conosce bene i consumatori del tuo territorio, arriva nelle loro case quotidianamente e fedelmente. Se hai bisogno di fare comunicazione, scegli il mezzo radio, ma soprattutto scegli la radio locale, che non ti vende sondaggi ed è fedele compagna dei tuoi futuri clienti. Spot a cura dell'Area, Radio Televisioni Europee Associate. Rock City Nights. Rock City Nights. E torniamo con Rock City Nights. Il brano che avete appena ascoltato dopo la pausa pubblicitaria è Danger Man, loro sono i White Lightning. Questa è una formazione inglese che esordì nei primi anni 80. Stiamo ascoltando la ristampa del loro album As Midnight Approaches, che fu un disco fortunato anche perché vari pezzi ricordavano molto i Rush, che nell'84 erano al top della popolarità con Grace Under Pressure. Questo brano si chiamava Danger Man. Segnaliamo l'opera delle
Angel Air, questa è una casa discografica inglese che fa tantissime ristampe ma rimasterizzate con l'aggiunta di inediti, di bonus track dal vivo. La casa discografica invece che abbiamo presentato prima per i tedeschi da capo è la Garden of Delights, che ha fatto un'opera incredibile di ristampa di tantissimi gruppi sconosciuti dell'underground tedesco, austriaco e svizzero. Direttore, abbiamo tanti saluti. Sì, una vagonata di saluti. Mamma mia, sì, questa sera stiamo diventando, non volendo, devo dirlo, l'alternativa a Sanremo. Non so se involontariamente lo siamo stati. Questa settimana, cioè, tra me e te, si è intervistato, davvero l'impossibile. È verissimo. Ringraziamo dunque Riccardo Storti, il quale scrive su Facebook: meno male che c'è Radio Città Benevento grazie stasera. Riccardo. Grazie Riccardo. Ringraziamo ancora Angelo Torre e la sua signora, la sua gentil signora Emanuele Allegra, che sono lontanissimi tra di loro a due computer di distanza, sì, ma una distanza di 12 centimetri. Esatto. C'è la nostra Manuela che dice anche: per stasera non si studia più, ho altro da fare. Non vorremmo essere il motivo del mancato funzionamento istituzionale della scuola oggi. Va bene. Dobbiamo ringraziare nuovamente il nostro Tex, il quale ha avuto un momento di grande eccitazione durante i Warlord. Ha dichiarato: mi sta spuntando una folta criniera per fare headbanging con i Warlord. Grazie RCB, grazie a tutti voi. Noi siamo davvero felici lusingati, di poter offrire sì una sorta di alternativa a prescindere. Sì. Abbiamo il nostro ospite in studio, Nazareno Orlando, autore del Vento nel Sacco. Nei vari fuori onda si parla ovviamente di musica, argomenti che io spero presto di trattare anche con Nazareno il prima possibile e con te, volentieri, magari molto, faremo molto qualche volentieri altra puntata dedicata solo a questo. Guarda, possiamo fare tavole rotonde, perché il tavolo rotondo ce l'abbiamo già, quindi esatto, anche in senso non figurato. Ma voglio chiedere a Nazareno, sì, visto che stiamo parlando di tuffi nel passato, tu ci hai detto che nel 70, quindi quando c'erano gli Yes, del pezzo che stavamo ascoltando prima, eri in radio. Che effetto ti fa ritornare 40 anni dopo in una radio dove vedi tutto automatizzato, ci sono gli MP3, non c'è più il disco con la puntina? Secondo te è un bene? In realtà oppure... c'è, però non lo ce l'abbiamo, lo usiamo solo nei momenti più di intimità. Guarda, prima di tutto l'effetto è sempre bello, perché il clima della radio, posso dirlo qui, ma è completamente diverso da quello della televisione. Non lo dico perché sono in radio e poi vado in televisione e dico la stessa cosa al contrario, ma è proprio completamente diverso. Certo, c'era un romanticismo diverso, se vuoi anche una difficoltà di carattere tecnico. Ricordo gli allenamenti per i famosi missaggi, cioè per tentare di evitare che un pezzo andasse sull'altro, oppure ricordo anche qualcosa, così facciamo divertire, di tecnico, in che senso? Di tecnico, che quando partiva un album, un 33 giri, e lo si mandava tutto, voleva dire che si era impegnati in qualche altra cosa faccende, in radio, certo. Quindi voglio dire, c'erano tante cose, gli esperti di radio e non solo di radio, però voglio dire, i tempi cambiano, neanche più di tanto, addirittura ora potrebbe andare da sole, sì, insomma, infatti. Perciò mi sembra anche giusto essersi adeguati, e forse diminuisce il personale, forse non ci sarà più il Revox che durante la notte si rompe e va al contrario, per cui senti e devi correre, a qualsiasi ora perché ti chiamano, che non sei. Però alla fine la radio conserva il suo fascino, la bellezza del contatto diretto e anche la possibilità, lo dicevamo poc'anzi in linea generale, di fare ragionamenti di curiosità rispetto a quello che ci accade intorno a livello musicale, non solo, insomma. È vero. Grazie ancora a Nazareno Orlando. Certo. Facciamo un saltone nel passato, caro direttore. Dobbiamo omaggiare noi in ogni momento della nostra vita, in ogni respiro che noi emettiamo, per noi rockers non possiamo non omaggiare The King, non possiamo non omaggiare il re. Saremo il principe, noi abbiamo The King. Noi abbiamo il re. E stavo riascoltando qualche giorno fa uno dei brani più celebri di Elvis, perché è di lui che stiamo parlando, ovvero Suspicious Minds, famosa perché negli ultimi tempi poi ha fatto parte anche di colonne sonore di film. Elio e le storie tese l'hanno ricantata al contrario esatto, in Nudi fra i nudisti, nota per nota al contrario. No, ma la cosa bella è che nel 68 ci fu il grande ritorno di Elvis, il quale doveva andare a recuperare lo scettro perduto dopo tanti anni. Pensa che comunque John Lennon dichiarò che il rock and roll morì quando Elvis andò a fare il militare. Quindi dopo quel momento Elvis era impegnato soltanto in filmetti vari, lui alle Hawaii, lui qui, quindi quelle cosine abbastanza discutibili. Voleva riprendersi lo scettro, cambiò la formazione, entrò James Burton alla chitarra, che sostituì il mitico Scotty Moore, il suo primo chitarrista. C'è questa grande
questo grande comeback in televisione, il 68 special, 68 special, 68 comeback special, questo grande programma televisivo in cui Elvis si presenta vestito di pelle fighissimo e riprende il suo scettro, e sull'onda di questo grande successo pubblica un disco in studio e poi quest'album dal vivo che si chiama From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis, che è non soltanto il primo disco ufficiale di Elvis ma dal vivo, ma è anche il suo primo doppio album. Sarà un grandissimo successo, Suspicious Minds diventerà andrà al primo posto delle classifiche, ma sarà anche l'ultimo poi grande successo di Elvis, che comincerà negli anni 70 questa parabola decadente fatta solo di concerti in America, di droghe, di alcolici, di psicofarmaci, di diete incredibili. L'altro giorno spulciavamo insieme a Francesca la dieta di Elvis, roba che un elefante al confronto era... E va bene, però pensiamo sempre a The King o Rock and Roll. Questa è Suspicious Mind dal vivo. Can't walk out.
Suspicious Minds, Elvis Presley, From Vegas to Memphis, 1969, Elvis dal vivo, spazio dediche, mentre segnaliamo che la consueta pagina delle dediche di RadioCittà.com è temporaneamente assente. Che potete... stiamo per caricare il nuovo sito di Radio Città. È vero, quindi ci saranno grandi foto, grandissime foto, non possiamo novità. anticipare le grandi foto, però scriveteci a RadioCittà@gmail.com, leggeremo in diretta le vostre richieste di dediche. Dedichiamo finalmente al mitico Nico Laudicino, che me l'ha chiesta per più volte ma io mi sono sempre dimenticato. Gli dedichiamo un brano storico di una band leggendaria di Napoli degli anni 70, Il Cervello, ricordati anche per essere stata la band di Corrado Rustici, oggi popolarissimo produttore, quello che ha letteralmente inventato i Negramaro, Elisa. Il disco del Cervello si chiamava Melos, uscì nel 73, e noi dedichiamo a Nicola Laudicino, ma anche a tutti gli ascoltatori amanti del progressive italiano, Euterpe. Di cose lontane da me sorge dall'oscurità. Euterpe, loro sono Il Cervello, 1973, Melos, quest'album amatissimo all'estero, in particolare in Giappone, in Sud America, anche se il nostro ospite in studio, Nazareno Orlando, ha dichiarato testé privatamente, ma non solo lui, non solo lui, anche pubblicamente, se volete, di non essere un amante del progressive storico, ma di preferire altri generi. Come mai il rock progressivo non ha raccolto il tuo favore? Che è andato all'epoca invece, o adesso? Sì. Ma sì, all'epoca che ma guarda, lo trovo
noioso. Non vorrei però indispettire chi te lo ha richiesto. Lo trovo non ammiccante, cioè non, come se non desse sensazioni. Eppure io sto parlando dell'epoca in cui cominciava ad uscire. Sì. Beh, c'erano gruppi più interessanti anche nel rock progressivo. Mm. Insomma, quelli italiani li vedevo un po' scopiazzare dai miti di... Beh, forse c'è qualcosa che ci eccita un po' di più, insomma. Che per esempio, che cosa passavi con piacere in radio? Quando... Ma proprio gli Yes, gli U, anche Genesis, se vuoi. Insomma, questi erano i gruppi storici, anche i King Crimson di cui parlavamo. Poi abbiamo citato prima i Clash. I Clash, per esempio, credo che siano attualissimi. Io continuo ad ascoltarli, Clash e Cure, credo che possano essere ascoltati ancora oggi. Questo è vero, è verissimo. Ricordiamo anche, per la gioia di Nazareno, una comunicazione da Riccardo Storti, che saluto e ringrazio. Ciao Riccardo. Studio Maya, Centro Studi per il Progressive Italiano, per Astrolabio. Infatti potete andare su yastraradio.com. Presentano serate progressive 2009-2010, 69-70, l'alba del progressive rock, sabato 20 febbraio 2010 alle 21, Studio Maya, Viale Ansaldo 28, Genova. Organizzeremo un pulmino. No, ma in realtà possiamo ovviare, perché i ragazzi del Centro Studi hanno questa piattaforma che consente di fare, di ascoltare via streaming yastaradio.com, sì. Vi segnaliamo yastaradio.com, yasta con la Ypsilon, yastaradio.com. Allora, dal cervello, tra l'altro dobbiamo ricordare anche che il cantante che avete sentito nel cervello, Gianluigi Di Franco, è scomparso qualche anno fa. Lui aveva questo centro di musicoterapia a Napoli, in via Morgan, e piccola cosa personale, ogni qualvolta andiamo a trovare il suocero che abita al di sopra di via Morgan, cioè in via via Tito Angelini, passiamo davanti via Morgan, e io dico sempre alla signora, qui c'era Gianluigi Di Franco, e quindi lei scende dalla lacrimuccia. Perché ho avuto modo di conoscerlo in un'occasione, anche in seguito per altre occasioni anche private, non strettamente inerenti. Sì? In verità ci sono due rampe di scale da fare. Ma per quello gli scende la lacrimuccia. Va bene, ritorniamo in Germania, direttore, sai? Volentieri. Ti faccio sentire il disco di questo gruppo che si chiama Ardo Dombeck, unico album della Pilz Records, quella col funghetto psichedelico. Nata e morta? Mai, no, anzi era la casa discografica di Rolf Ulrich Kaiser, quello che poi fondò i Corrieri Cosmici, però questo era l'unico disco della Pilz a non essere stato mai... ristampato su CD. La Garden of Delights, questa meritevolissima casa discografica, lo ha ripreso, lo ha ristampato. C'è di nuovo il gelato che diventa cactus, lo facciamo vedere in webcam. Ardo Dombeck, molto soft, una via di mezzo fra Soft Machine e Jethro Tull, vi presentiamo con Spectaculum. Shall the whistles blow by my side, and all the fellas kicking up a row? Different voices. Beggars, movers, not spectators. By my side, a gentlewoman tries a tender roll.
the book comes loose, much confusion by my side. A bit of man accounts his money. Spectaculum, Ardo Dombeck dalla Germania, questo è il loro primo e unico album del 1971 per la Pils Records. Siamo in chiusura, miei cari amici, in linea, in FM, on air, via Piccione Viaggiatore, tam tam, telepaticamente, sì. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, Facebook ce l'abbiamo letteralmente invaso questa sera. Ringraziamo Vincenzo Tex Dente, Riccardo Storti, in bocca al lupo per domani sera, la serata Progressive, fisicamente a Genova e poi via on air con Iasta Radio. Ringraziamo anche Angelo e Manu, coppia rock per eccellenza. Ringraziamo Nicola Laudicino e tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera. Il nostro ospite in studio, Nazareno Orlando, Il vento nel sacco, il suo libro, avete ascoltato in sottofondo il CD nel suo contenuto. Nazareno, noi ti dedichiamo adesso il pezzo che è l'ideale sigla di chiusura, però vorrei che tu in qualche modo invitassi chi ancora non è convinto alla lettura del Vento nel sacco con una tua sintetica presentazione. Sintetica? Ma no, guarda, io spero solo che, visto che parlavamo di indipendenti, qualcuno ora farà la battutaccia, già vedo il direttore che sorride sotto i baffi inesistenti. Questo è un prodotto indipendente, certo. A che se ne possa pensare, tant'è che quasi tutti quelli che collaborano non la pensano come me, ma questo conta ben poco. Io invito a verificare cosa c'è in questa città, ecco, la qualità degli operatori che hanno partorito questo progetto e che stanno lavorando su un progetto ancora più ambizioso, perché conterrà anche una serie di video, quindi io credo che in questa città ci siano veramente dei professionisti all'altezza di misurarsi anche con la migliore musica e la migliore letteratura, e non parlo di me, sarei non umile, quindi non dico acquistatelo, perché non è questo, però informatevi, perché il cantiere 2010 è aperto ed è aperto a tutti. Grazie mille Nazareno Orlando. Il vento nel sacco, collana Pensiero Lento per Edimedia, lo trovate sia su Facebook che sul suo blog orlandonazareno.splinder.com. ringraziamo ancora il nostro ospite on air Daniele Cutale, che ci ha presentato gli Yes. Chiudiamo, visto che Nazareno prima li ha citati, gli Who, certo, dedicandogli il brano chiave di Who's Next, il disco del post Tommy uscito nel 71, dei punti più alti della storia del rock. Ce lo teniamo come sigla finale questo grande inno, Won't Get Fooled Again. Loro sono gli Who, buonanotte. Buonanotte a tutti.
City Nights. Rock Night su Radio Città. I am the new way to go. I am the way of the future.